Secondo l'ONU sono almeno 250.000 i minori impiegati da forze armate regolari o irregolari come soldati, cuochi, facchini e schiavi sessuali. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nell'incontro Generazione Kalashnikov, l'infanzia rubata di un bambino soldato, a cura dell'associazione Juvenalia Laboratori per Menti Libere. La situazione è grave in Yemen, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana, ma i reclutamenti aumentano anche in Nigeria, Siria, Somalia, Repubblica Democratica del Congo. Ma i conflitti un po' ovunque, nei conflitti africani, vi è questo fenomeno. In Congo, che è ancora uno stato non pacificato, bambini, anche talvolta bambine, continuano a essere presenti nei ranghi di milizie o di eserciti vari, e poi tutti nei contesti caldi dell'Africa, pensiamo adesso al Sud Sudan, che è un altro, al Centrafrica, eccetera. Quindi è un fenomeno ancora presente, nonostante che la comunità internazionale, come dire, punti molto riflettori su questa cosa, ma è evidente che per far sì che i bambini non si arruolano sono problemi più ampi che vanno risolti, non è solo l'arruolamento in sé, ma lavorare su tutti i fattori che spingono i bambini a entrare nelle milizie, che sono fattori decisamente più ampi, anche di ordine economico, di opportunità e via dicendo. Ho visto dalle mie proprie occhi i bambini quando l'AFDEL è arrivato a Kinshasa e con i bambini liberare il Congo, allora era una sorpresa di vedere che questa liberazione era stata fatta dai bambini, perché i bambini erano tanti prima che arrivasse Laurent Désiré Kabila e tutti gli altri soldati che hanno accompagnato Laurent Désiré Kabila, i ruandesi, tutti prima che loro arrivassero sono stati, e se è arrivato prima i bambini che occupavano prima terreno per preparare l'attacco, parlando con qualche bambino, sono bruciati, sono dentro una situazione che non vogliono, ma non possono staccare perché sono lì. Loro fanno la guerra come dentro un film, raccontano così. Tutto quello che noi sappiamo, i bambini applicati in questa guerra qua, bambini soli, sono più violenti degli adulti. Più violenta, perché uno diceva che prima prendevano la medicina, ma io immaginavo che sia la droga, perché lui, dopo di aver preso la medicina, avevo una rabbia incredibile, avevo la voglia di spaccare tutto, di bruciare tutto. E un bambino che dice così, di 16 anni, vedete quanto il bambino è bruciato in sé, se questo bambino capace di distruggere. E queste due guerre hanno usato i bambini per distruggere lo Stato, il paese. È incredibile.